Ciao amici dei mici, io sono Sonia e qui vi trovate sul mio canale YouTube Sonichan, nel caso in cui vi foste persi. Innanzitutto ci tenevo tantissimo a ringraziarvi per aver partecipato alla mia diretta dell'altro giorno. Mi sono divertita un sacco a chiacchierare con voi, ma mi è dispiaciuto un pochettino non essere riuscita a rispondere a tutte le vostre domande. Quindi stavo pensando che se vi va ne possiamo fare un'altra giovedì. Fatemi sapere se l'idea vi piace, ma soprattutto scrivetemi tutte le domande sul mio gattino o sui miei gatti in generale. Nello scorso video voi avete scelto il nome per il mio gattino. Erano rimaste due scelte, ovvero Brie e Milky. E dunque, udite udite, il nome più votato e quindi da voi scelto è Milky! Sì ragazzi, ha vinto Milky con una stragrande maggioranza. Cioè, vedevo soltanto commenti Milky, Milky. Ci sta, puzza di formaggio perché beve il latte, quindi è perfetto ragazzi. Andiamo subito a vedere se questo nome le piace. E allora, vediamo un po' dove si è cacciata la mocciosella. Milky, dove ti trovi? Guardatela lì sul letto gigante. Proviamo a chiamarla? Milky? Milky? Oh, ragazzi, sta venendo! Oh mamma, riconosce il nome! Ma che, le piace? L'ha capito che lei? Guardate, sta seguendo la videocamera! Aiuto, è impazzita! Non ho capito, ti piace o no? Perché stai facendo così? Mi sa che al momento il problema non è il nome, ma il cibo. Cosa può volere una piccoletta che si chiama Milky se non il milk? Va bene, vieni qui, dai, che ti facciamo mangiare! Apri la boccuccia! Bravissima! Ragazzi, vedete come si è calmata? È una latte dipendente! Guardate quanto è caruccia mentre fa la sua poppatella! Amore! Ma che fa? Sta masticando tutta la tettarella! Notate niente di diverso nella nostra Milky? Beh, guardate un po', ha gli occhi completamente aperti! Certo, al momento ce li ha un po' pieni di caccoline perché ancora fa fatica ad aprirli e stava dormendo, quindi adesso faremo un bel impacco di camomilla così glieli laveremo. Ragazzi, mi fa morire quando si mette così a pancia in su, modello scarafaggino! Ma che fai? Ti stiracchi! Facci vedere i tuoi bei occhioni blu! Beh sì, però li dobbiamo pulire! Bagno un tovagliolo nella camomilla che avevo preparato e lasciato a raffreddare qui e andiamo a fare questo impacco! Togliamo le caccoline! Sì, lo so, è fastidioso, ma guarda come ti senti meglio adesso, eh? Comunque, ho preparato una sorpresina per questa monellaccia ed infatti, visto che siamo in clima vacanziero, ho ben pensato di costruirle una maca. Più che altro perché mi si è rotta una sedia e non sapevo cosa farne. Ed ecco qui la scena del delitto! La mia sedia completamente spappolata che ho cercato di aggiustare con queste fascette, ma niente, sono caduta nuovamente come una pera cotta. Ma fra l'altro è successo mentre stavo rispondendo ad una storia di uno di voi. E quindi c'è la storia in cui cado come una scema. Eh sì, potete ridere perché effettivamente questa scena è stata alquanto imbarazzante. Mi hai sugliato addirittura due volte. Cioè, mi dispiace per te, chissà quale più. Si è rotta la sedia mentre parlavo. Ma se ancora le mie figuracce non vi hanno convinti a seguirmi su Instagram, beh, sappiate che un altro valido motivo: ho tanti gattini super pucciosi che faccio vedere ogni giorno nelle mie storie, come quella frugoletta lì. Milky! Ah, ragazzi, ma mi risponde sempre quando la chiamo Milky! Anche abbastanza infervorita. Ma secondo voi le piace o no questo nome? Preferivi Brie? Ah, sembra che abbia detto sì! O forse miagola perché vuole sapere qual è la sua sorpresa! Ragazzi, Milky quando vede voi è sempre super squieta! In genere dorme tutto il tempo! Sì, sì, lo sanno che sei un gatto bellissimo, pucciosissimo e monellissimo! Ah, scusate, avevo dimenticato di farle le coccole post poppata! Ecco cosa reclamava. Che fai? No, non mi baciare tu, che schifo. Che stai facendo? No, dentro il naso no, molla le mie caccole. Aiuto! Non ci possiamo scambiare baci ardenti d'amore. Sei un gatto femmina, non un ranocchio. Scusami, non ti ho dato le giuste attenzioni. Ah no, mi vuoi semplicemente stritolare un dito? Ragazzi, che carina, sembra un orsetto con questi orecchi.
orecchie. Ah, ma come ho potuto? Ho dimenticato di farmi vedere una cosa importantissima. La piccolina finalmente ha perso la crosticina dell'ombelico. E guardate che bel pancino liscio adesso. È tornata ad avere un ombelico normale. Quindi è guarita. Non siete contenti per lei? Se lo siete, lasciate un pollicione gigante a questo video. Adesso che hai espletato tutti i tuoi bisogni primari, che ne dici di metterti nella cuccia così noi lavoriamo alla tua sorpresa? Se volete farla anche voi, vi servirà semplicemente uno straccio che potete andare a legare sotto i piedi della sedia. Ma a me, visto che si è spappolata, ho deciso di creare proprio una base d'amaca. Ed eccola qua! Tadam! Vedete? Questi sono i piedi della sedia che ho rivolto verso l'alto e gli ho attaccato questi raggi mensola, ovvero questi cosi che servono appunto a tenere le mensole dritte. Prendo la stoffa che ho scelto, nel mio caso questa qui rossina pois, e la vado a piegare in questo modo, un po' a fisarmonica. Poi prendo lo spago o una cordicina, insomma quello che avete, e andiamo a creare un nodino qui e attorcigliamo il tutto per bene, quindi facciamo qualche giro. Adesso lasciamo il filo un po' lunghetto e andiamo a tagliare. Facciamo questo passaggio anche all'altra estremità. Ottenuta questa comodissima seduta per amaca, beh, l'andiamo a installare nel suo supporto, ovvero nel vostro caso sotto i piedi delle sedie, nel mio nella struttura che ho realizzato. Ecco qua, facciamo un bel nodone stretto stretto, se no la nostra amaca scivolerà e i gatti si ritroveranno col sederino per terra. Fatta la stessa cosa dall'altro lato, guardate un po' cosa ne è venuto fuori. Ta-da! Una bellissima dimora estiva per i nostri gattini e si muove sul serio. Non ci resta che farla provare a Milky. Prendiamo questa frugoletta che stava dormendo, poveretta, e la mettiamo qui sopra. Qui dormirai dei sonnellini molto più belli. Guardate, non miagola più, ragazzi. Ma che, già si è addormentata? Cioè, ha fatto un fosso. Ma almeno non lo so, dici qualcosa, se ti è piaciuta. Niente, ragazzi, si è addormentata di botto. Vabbè, culliamola. Ninna nanna ninna oh, questa Milky a chi la do? A few moments later. Ragazzi, ma cosa fa con queste gambine alzate? Cioè, guardatela che caruccia! Ma fai yoga? Che cosa fai? Si è addormentata così? Non ci credo! È stupenda, adoro! Guardatela, è proprio una scimmiettina. Direi che questa maca le piace proprio tanto. Sono super felice di aver realizzato la mia prima creazione per la piccola Milky. E niente, fatemi sapere se anche voi farete questa bellissima maca e soprattutto se piacerà ai vostri amici. Io per oggi vi saluto e ci rivediamo ad un prossimo video Super Gattaro. Buonanotte!